Ciao amici, il 2019 se ne sta andando, è stato un anno speciale, nel bene e nel male. C'è chi è triste nel vederlo andare via e chi non vede l'ora di fare il salto nel nuovo anno. Ieri, mentre portavo fuori i cani a passeggio, mi sono resa conto che non è solo un anno che finisce, ma è un decennio che finisce. La faccenda si fa seria. Bisogna tirare un po' le somme, è tempo di fare un bilancio e una proiezione per andare avanti ancora più focalizzati. Di solito si pensa agli obiettivi materiali che abbiamo raggiunto, ma io vi invito anche a pensare alle tappe interiori, cioè alle qualità positive che abbiamo messo insieme. Perché questi aspetti ci possono motivare tanto quanto un obiettivo materiale. Adesso facciamo un esercizio insieme. Prendete carta e penna, un bel foglio grande e una penna magari colorata con i brillantini, così è più piacevole, e scrivete. È un esercizio che suggeriscono di fare i migliori psicologi e motivatori americani. 1. Le cose di cui sono orgoglioso. Quali sono gli ostacoli che avete superato in questi anni? Cosa avete realizzato di positivo a livello personale o di carriera o di relazioni? Sapete cosa aiuta a ripercorrere queste tappe nel tempo? Le foto. Andate a rivedere le vostre gallerie fotografiche e lì troverete moltissimi spunti che magari così a freddo, ripensando alle cose, non vengono in mente. L'obiettivo qui è quello di essere più specifici e concreti possibile. Ripercorrete quindi tutte le cose migliori di questo decennio della vostra vita. 2. Quello che ho imparato. Quali lezioni di vita avete imparato in questi 10 anni? Scrivete tutto ripensando alla carriera, alle relazioni, alle amicizie, alla salute, qualunque cosa. Uno dei modi migliori per ripescare le lezioni imparate è ripensare ai momenti difficili, agli errori commessi, alle difficoltà. Anche perché quelle, chissà perché, non si dimenticano. E adesso scrivete come siete riusciti a trasformare questi momenti difficili in lezioni di vita, a trasformare il veleno in medicina, come dicono i saggi orientali, a cui mi ispiro molto. 3. Cosa sono disposto a lasciare andare? Sembra facile, ma questo è difficile. E adesso è il momento di scrivere tutte le cose che volete lasciare andare prima di entrare nel nuovo decennio. È fondamentale entrare con la mente libera e il cuore leggero. Ecco cosa lasciare andare. Vecchi progetti e vecchi obiettivi che non sono più adeguati, ma occupano una parte del cervello e sono un disturbo. Sentimenti negativi che pesano come macigni, per esempio rabbia o risentimento, fanno male solo a chi li prova. Credenze limitanti o vecchie scuse che bloccano o impediscono di realizzare ciò che siamo veramente per questo nuovo decennio. Come ripetersi sempre: io non sono in grado di fare questo, questa cosa non fa per me, non posso farcela, io sono una persona che... Ma quando mai? Proviamoci! Bravi, gran bel lavoro, ma non è finita qui! Siete pronti per scrivere la parte finale? 4. Dove voglio essere alla fine del prossimo anno e del prossimo decennio? Come vi volete vedere? Con quali obiettivi raggiunti? Con quali parti di voi espresse al massimo? Scrivetelo, mettetelo su carta, mi raccomando. Pensare alla versione migliore di se stessi non è letteratura New Age. Se diamo energia alle parti migliori di noi, la vita risponde. E se restiamo positivi, saremo in grado di cogliere le occasioni che ci passano davanti e costruire la vita che desideriamo. Non senza fatica, ovviamente, ma con tanta soddisfazione. Io per il prossimo anno e i prossimi 10 anni ho un obiettivo molto importante e molto impegnativo. Voglio dare a tutte le persone che mi hanno scritto che desiderano diventare naturopata come me l'opportunità di intraprendere questa bellissima carriera attraverso la mia accademia olistica che partirà nel 2020. È aperta a tutte le persone che vogliono diventare coach di salute e benessere naturale attraverso la disciplina per cui si sentono più portate. Quindi o naturopata come me, o chef di cucina salutista come Serena, operatore di massaggio ayurvedico, trainer di meditazione mindfulness, consulente di bellezza olistica e forma fisica, insegnante di yoga. Tutto è possibile e con la massima qualità.
ma tutto parte dagli esercizi che vi ho descritto prima. Iniziate a riempire i fogli con la sequenza che vi ho indicato e quando avrete le idee chiare, se volete scrivetemi per sapere quando saranno aperte le selezioni per entrare nella mia accademia, perché bisogna essere molto motivati per fare questa professione. A proposito di motivazione, lo so che è la cosa più difficile da mantenere, ma non preoccupatevi, perché per il nuovo anno ho già pronto un video su come mantenere viva la motivazione per tutto l'anno, con 5 semplici strategie che tutti possono applicare. Sono il segreto dei formatori professionali e saranno il mio regalo per l'anno nuovo. Contenti? Se lo siete, scrivetemelo nei commenti, condividete con me la vostra gioia. Ora, se trovate utile questo video, mettete un bel like e condividetelo e restate connessi. Buon fine anno e buon inizio e ci vediamo presto dall'altra parte del decennio. Sempre più insieme, più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Auguri anche da noi! Ciao!